Le finali scudetto maschile e femminile. Per gli uomini sarà ancora una volta la sfida Perugia-Civitanova al meglio delle 5 partite, a cominciare da domenica. Per le donne prima finale scudetto per il Vero Volley Monza, che ieri ha espugnato Novara e che da sabato affronterà la favorita Conegliado. In servizi sono di Maurizio Colantoni e Marco Fantasia. Amici, compagni, è l'epoca della nazionale, quella spettacolare Cuba, del secondo posto mondiale nel 2010 a Roma. Assieme di nuovo in Italia, uno contro l'altro, nella sfida a scudetto, la quarta consecutiva tra Perugia e Civitanova, bellezza del nostro volley, al meglio delle 5 gare. Da un lato il giocatore più forte del mondo, Vilfredo Leone, schiacciatore e capitano di Perugia, trascinatore, fenomeno dal servizio attacco folgorante. Leone è nato a Santiago di Cuba 28 anni fa, naturalizzato polacco, è la stella della Perugia che aveva dominato la prima parte della stagione e che lui, marziano, ha preso per mano nel momento più difficile. Dall'altra parte il gigante buono, Robert Landi Simone, uno dei centrali più forti di sempre, capace di rovesciare una gara facendola diventare un'impresa. Proveranno sicuramente a vincere, che io conosco molto bene Leon e Leon secondo me proverà sicuramente di tutto per provare a vincere questa volta. Ma niente, noi saremo lì in finale e sicuramente loro ci troveranno là e ancora una volta noi due a battagliare per una finale e per un campionato che sicuramente sarà ancora il più bello spettacolo di sempre. Sarà la quinta finale consecutiva. Simone e la Lube hanno vinto le ultime due proprio contro Perugia. Un carattere docile, una furia in campo. Ama la sua Civitanova e la sua casa. Farà di tutto per vincere. Poi il prossimo anno le strade si divideranno e lui tornerà a Piacenza. L'esperienza delle pluricampionesse contro l'entusiasmo delle esordienti. La finale scudetto del campionato è del tutto inedita. Dopo 4 anni di repliche dell'eterno film Conegliano vs Novara, Cinevolley propone una vera premiere. Alle venete campionesse di tutto si opporrà il Vero Volley Monza. Due club che fanno della programmazione societaria e di una più che discreta disponibilità economica i loro punti di forza. Poco da aggiungere a proposito delle pantere campionesse uscenti. Dopo Supercoppa e Coppa Italia puntano al quinto scudetto, il quarto consecutivo, prima di fare rotta verso la finale di Champions League, ancora trascinate dal loro fenomeno Paola Egonu agli ultimi atti prima di trasferirsi in Turchia. Monza invece arriva a questo appuntamento dopo un percorso che l'ha vista salire in Serie A nel 2016 e migliorarsi sempre un po' anno dopo anno, fino al grande obiettivo maturato nella serata di Novara, grazie anche a una grande prestazione della polacca Magdalena Stiszak, sottolineata da una stravolta Alessia Gennari. Alla fine il tiebreak è stato veramente un set di nervi, dovevamo tenere la calma, l'ingresso di Maggie ci ha fatto veramente bene, ci ha aiutato tantissimo e io sono solo felice perché questa squadra si merita di andare in finale. Da sabato squadra in campo a Villorba, la casa di Conegliano, si gioca al meglio delle 5 partite, tutto in diretta Rai. Conegliano favoritissima, ma Monza ci metterà tutta la sua voglia di sognare ancora.